L'attrice e cantante Rosalinda Cannavò ha svelato uno dei momenti più difficili della propria vita privata e raccontato della svolta totale e stata la rivelazione assoluta del programma Tale e Quale Show, durante il quale si è messa in mostra sia come interprete recitativa, sia come cantante vera e propria. Rosalinda Cannavò, Web Source. Stiamo parlando di Rosalinda Cannavò, la giovane interprete siciliana che ormai sta sfondando nel mondo della televisione italiana. Non è più relegata alle fiction drammatiche di Mediaset, ma grazie alle ultime avventure in TV ha dato una svolta alla carriera. Prima il GF VIP, in cui ha anche conosciuto il suo attuale compagno Andrea Zenga. Poi Rosalinda si è tuffata nel talent show di Carlo Conti su Rai 1 interpretando diversi cantanti del presente e del passato, svelando la sua ottima vocalità. Rosalinda Cannavò ed il racconto del suo dramma, il viaggio a Lourdes mi ha cambiata, una svolta nella carriera, ma di recente anche nella vita privata. Rosalinda Cannavò ha rivelato, nell'intervista concessa a DQ TV, di aver sofferto per qualche anno di forti disturbi alimentari. Problemi incontrollati per la Cannavò che ha rischiato grosso, il tutto legato alla sfera psicologica, soffrivo di disturbi alimentari, non riuscivo ad uscire dalla situazione, era grave. Poi un'amica mi ha convinta ad andare a Lourdes, dove ho capito quanto fosse preziosa la vita e quanto fosse folle continuare a farmi del male. Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò, foto, Facebook. L'attrice siciliana ha dunque risolto i suoi problemi anche attraverso la fede, iniziando persino a studiare teologia all'università per approfondire il tutto. L'ho fatto per un mio bisogno personale, perché sentivo la necessità di affrontare certi temi. Oggi Rosalinda Cannavò è una persona nuova, il viaggio a Lourdes e la scoperta della fede l'hanno rigenerata e ha superato i problemi alimentari del passato. E si sta vivendo con gioia la storia con Andrea Zenga, l'amore è nato a poco, quando ho iniziato il reality ero legata sentimentalmente ad un'altra persona. Andrea mi ha conquistata per i suoi valori umani. È una persona semplice, onesta, umile e con un grande cuore.